Olanda, GP di Zandvoort, 26 agosto 79. Tanto folle quanto talentuoso, Gilles Villeneuve supera Alan Jones ed è davanti a tutti. Poco dopo sbaglia una frenata e perde il controllo della sua vettura. Miracolosamente torna in pista, ma con danni pesantissimi. Al giro 40 la posteriore sinistra esplode. Gara finita per Villeneuve, fermo nel terrapieno. Alza la visiera del casco e sembra pronta a uscire dalla vettura. Ma invece accende il motore, la mette in retro in piena traiettoria e riparte. Quello che mise in scena da lì in poi fu il giro di pista più folle di sempre. Sbilanciato su due pneumatici, l'anteriore destro in aria e il posteriore sinistro completamente divelto. Un braccio al cielo, una mano al volante e un urlo selvaggio che, come una sentenza, dichiara: il pericolo è il mio mestiere.